Buonasera a tutti e bentornati a Pianeta Impresa, il talk televisivo che parla di innovazione e di business. Sono Paola Pomi, imprenditrice e amministratore delegato di Sinfo One, azienda che da oltre 40 anni supporta i propri clienti nell'ottimizzazione e trasformazione digitale dei propri processi core. Questa sera è qui con noi Paolo Boriello, Solution Engineering di Oracle Application Unlimited Western Europe. Grazie Paolo per essere arrivato. Buonasera, grazie Paola, grazie di questa opportunità. Solution Engineering, Western Europe Application Unlimited. Noi supportiamo i clienti nella scelta delle nostre proposte, quindi offriamo chiaramente delle sessioni di presentazione dei prodotti, di indagini sui fabbisogni delle aziende e da lì deriviamo la soluzione che proporremo attraverso i nostri partner. Dal punto di vista delle soluzioni che proponete come Application Unlimited, qual è la soluzione più presente sul mercato italiano? Sicuramente nell'Europa del Sud ed in particolare per l'Italia, io in particolare mi occupo sia dell'Italia che della Spagna, comunque la soluzione più presente è sicuramente JD Edwards Enterprise One, prodotto che era già presente in Italia ormai dall'inizio degli anni 90, nato sulle piattaforme IBM, nato sulle piattaforme che all'epoca erano stato dell'arte e poi cresciuto nel tempo sulle nuove tecnologie. Sicuramente JD Edwards è il prodotto di riferimento per questo mercato. Ecco, andiamo un attimo a specificare questo mercato. Qual è l'identikit ideale per un cliente JD Edwards? Direi l'azienda manufatturiera innanzitutto, quindi teniamo presente che il 90% dei clienti sono aziende manufatturiere, quindi aziende che producono, aziende che hanno un processo logistico importante sia di vendita dei propri prodotti che acquisizione delle materie prime. E diciamo anche taglio di azienda. Tipicamente il cliente JD Edwards è un'azienda imprenditoriale. Io dico sempre scherzando, aziende con nome e cognome. Se ne potrebbero citare tantissime, si possono vedere dei loghi e diciamo nelle nostre case history. Quindi l'azienda imprenditoriale di fatturato intorno, diciamo, possiamo dire tra i 30 e i 300 milioni, che in Italia significa già un'azienda importante. Ecco, avere a che fare con aziende imprenditoriali non è mai semplice, anche perché avere a che fare con un imprenditore che è all'interno di un'azienda vuol dire essere molto flessibili. La soluzione quindi ha flessibilità, oltre che a copertura applicativa. Allora, aggiungo alla flessibilità una cosa, una dote che bisogna avere per forza. L'imprenditore, i soldi sono i suoi. E quindi giustamente quando deve investire guarda anche la redditività che gli porterà la nuova soluzione, il miglioramento dei processi e quant'altro. Quindi è importante la flessibilità e su questo JD Edwards direi che ce l'ha un po' come qualità innata, ecco. E poi è anche importante la credibilità delle persone che presentano, perché è fondamentale presentare una soluzione per quello che effettivamente fa, con tutti i limiti che ci possono essere, con tutti gli adeguamenti che magari l'azienda deve fare, perché ci sono diverse aziende che hanno fatto dei processi di change management per adottare un sistema ERP, perché venivano dal classico foglio digitale, passare a un sistema, ovviamente il salto è quantico, direi, no? Quindi sono diversi salti in un salto solo. Quindi questi sono i due ingredienti, la flessibilità del prodotto e la credibilità di chi lo sta presentando. Quindi avrete anche una rete di partner importanti per l'implementazione delle soluzioni Application Unlimited in generale, ma anche Oracle JD Edwards Enterprise One. Sicuramente, la credibilità mia è direttamente correlata alla credibilità del partner. Non possono essere disgiunte queste due cose, perché poi chi dovrà implementare e fare il progetto è il partner. Sicuramente. Da questo punto di vista, se noi guardiamo lo stato dell'arte applicativo di JD Edwards, un tassello importante sempre per gli imprenditori è anche la copertura applicativa. Dove siamo e dove stiamo andando? Allora, la copertura applicativa nel mondo manufatturiero di JD Edwards è larghissima. Si spazia dalle aziende di produzione discreta, come si usa dire, quindi per componenti, alle aziende di processo, transitando per le aziende che lavorano su commesse, che lavorano su ordine, su configuratore. Sono tutti termini tecnici che però danno l'idea a chi conosce del concetto di multi-mode manufacturing. Quindi JD Edwards è un ERP multi-mode manufacturing.
copertura funzionale, quindi dal punto di vista dei processi business industriali, totale. Copertura funzionale sulle nuove cose che escono di volta in volta, cito l'ISG ad esempio, cito la fattura elettronica. Ovviamente Oracle non può fare a meno di non sviluppare questi dispositivi, queste componenti, per cui il software è sempre aggiornato allo stato dell'arte delle applicazioni che vengono richieste di volta in volta. Quando abbiamo a che fare con un'azienda manageriale, molto spesso ci sono degli orizzonti temporali da tenere in considerazione, che sono orizzonti 3-5 anni, no? Dove si fanno pianificazione e attività di controllo. Quando in realtà abbiamo dietro l'azienda ancora un imprenditore, l'imprenditore non ha davanti a sé un perimetro temporale. Come le soluzioni come Oracle JD Edwards garantiscono il fatto di poter traghettare verso un futuro non definito, quindi molto importante, quelle che sono le sfide tecnologiche e il supporto all'azienda. Certo. Ma allora, innanzitutto bisogna dire che l'orizzonte di supporto e sviluppo di tutte le Application Unlimited, quindi ivi compreso JD Edwards, ad oggi è 10 anni da oggi. 10 anni in informatica sono almeno 3 ere geologiche, sicuramente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Oracle, non solo a livello di marketing, ma formalmente, perché esiste proprio un documento specifico pubblicato sul sito Oracle, si impegna a supportare, ma non solo, anche a sviluppare queste piattaforme nell'arco di questi prossimi 10 anni. Tra l'altro questa è una finestra mobile, noi diciamo rolling, no? Quindi si muove nel tempo, in effetti si muove nel tempo in funzione anche dell'adozione che questa piattaforma ha. Per cui io, se fossi un cliente e se fossi un imprenditore e i soldi fossero i miei, sicuramente JD Edwards è un ottimo investimento. Ecco, parlavi Paolo del fatto che non solo è manutenuto, ma ci sono investimenti da qui ai prossimi 10 anni rolling. Quali sono gli investimenti che possiamo mettere, diciamo così, nel cannocchiale dei prossimi anni? È ovvio che da qui a 10 anni non sapremo quale faccia avrà la tecnologia, ma da qui ai prossimi anni che cosa, quali sono i frutti degli investimenti passati e i semi che stiamo gettando sugli investimenti dei prossimi anni all'interno della piattaforma JD Edwards? Beh, allora, possiamo dire che JD Edwards ha attraversato le ultime 2 rivoluzioni informatiche, che poi sono anche diventate 2 rivoluzioni industriali. Una è l'avvento di Internet. JD Edwards è stato uno dei primi sistemi ERP ad essere Internet-based. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso usare le applicazioni dovunque, basta che io abbia un browser, quindi da un computer, da un laptop, da un tablet, da un cellulare. È solo una questione di vista. Io già farei fatica, dovrei allontanarmi il cellulare e il tablet. E questa è la prima. La seconda è quella che è in corso adesso, quella dell'intelligenza artificiale. Io la settimana scorsa ero in Spagna e ho fatto una presentazione proprio sulle evoluzioni che JD Edwards avrà in quest'ambito, quindi artificial intelligence, per usare i termini, machine learning e quant'altro, e questa veramente sarà disruptive, come dicono gli inglesi, sarà distruttiva e trasformativa alla stessa maniera. Parleremo col computer, esattamente come oggi parliamo col navigatore della propria automobile, cosa che io non faccio peraltro, perché io sono proprio un po' antidiluviano da questo punto di vista, però rispetto all'azienda sicuramente sarà una trasformazione importantissima. Leggere immagini, generare dati dalle immagini, dai dati non strutturati, sarà veramente un'altra era. Oltre a questo si sente spesso parlare di Robotic Process Automation, ma ci siamo detti varie volte, la Robotic Process Automation è già all'interno di JD Edwards da anni. L'Enterprise Automation, che è stata lanciata di recente, che cosa porta in più? L'Enterprise Automation chiude un po' il cerchio della Robotic Process Automation. Cosa vuol dire? Per spiegare proprio in poche parole. Immaginiamo di avere delle transazioni contabili, la verifica della nota spese, i pagamenti, gli incassi, i ricevimenti dei materiali, eccetera, eccetera. Lungo questi processi ci sono sempre dei colli di bottiglia, i famosi bottleneck, per usare le parole così, diciamo, altisonanti. Vuol dire sono dei passaggi dove manca un codice, dove manca una descrizione, dove manca un supporto documentale. Ecco, la Robotic Process Automation è in grado di rilevare i colli di bottiglia,
creare dei modelli per risolverli e per analizzarli e monitorarli una volta che sono implementati. Quindi è un processo ricorsivo che si autoalimenta e che consente all'azienda di essere sempre, e di nuovo usiamo un'altra parola inglese, ma nell'informatica ci sono tante, up and running, quindi sempre allo stato dell'arte anche nella transazionalità. Allora, riassumendo un attimo quello che ci hai raccontato, la soluzione JD Edwards aiuta i clienti ad essere anche sostenibili nel portare avanti con la tecnologia quelle che sono anche le ottimizzazioni dell'azienda, andando anche a vedere dove all'interno dei processi io posso trovare delle leve di miglioramento che mi permettono di snellire e di automatizzare e magari inserire anche intelligenza artificiale all'interno appunto di quella che è la vita aziendale. Ringrazio Paolo per essere venuto e averci raccontato di questa importante soluzione che aiuta le aziende italiane. Grazie a te e grazie a voi. Allora, buonasera a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Impresa. Buonasera.